Dunque, ragazzi, sono appena tornato a casa, adesso vado ad aprire ed entrerò in casa. Appena tornato dalla gara che vi dicevo, è andata oltre ogni aspettativa. Mi sono qualificato per le semifinali, poi dalle semifinali non sono riuscito di poco ad entrare in finale, ma insomma su 115 partecipanti siamo arrivati settimi e quindi direi che è un ottimo risultato. Oh! Eccoci a casa, facciamo un video veloce su Spal Juve 2-1 e facciamo anche una piccola analisi di Juventus Olbia 2-2, anche se però, la facciamo, ma dico giusto due cose. Cominciamo subito con Juventus Olbia 2-2, la Juve che spreca un doppio under 23, Olbia 2-2, la Juve che spreca un doppio vantaggio con la doppietta di Mukkulu e porta a casa un punto che comunque. Peccato perché l'Olbia ha recuperato nel secondo tempo e avesse vinto questa qua si poteva riaprire una speranza playoff, ma va bene così allora alla fine. Credo che la salvezza ormai sia una questione quasi matematica. Per quanto riguarda invece Juventus Spal Juventus, la Juve rimanda l'appuntamento. Tra l'altro, cambio un attimo il discorso. Mi sono rimasto male della Juventus femminile primavera che ha perso la semifinale scudetto con l'Inter ed è uscita dopo una stagione strepitosa a perdere così. Ma fa niente, per me l'importante doveva essere il via Reggio Cup e l'abbiamo portata a casa. Tornando a Juventus Spal Juve, ragazzi, che vi devo dire? Cioè, ti sei presentato con Gozzi, Castano, sei poi entrato Caviglia, che è andato anche vicino al gol. Sei passato comunque in vantaggio con Ken. Hai preso due gol alla fine, rischiando anche di portare la partita a parità e quindi portarti a casa lo scudetto. Insomma, ragazzi, direi che va bene così. Cioè, questa qua era una partita che era una sorta di allenamento, non la commento neanche, ripeto, va benissimo così, anzi. Mi fa piacere che ce la siamo giocata nonostante tutti i giovani in campo. Attenzione a Gozzi, che io, se guardate i video della primavera, io ve l'ho sempre detto che questo è un ragazzo molto, molto importante, molto, molto positivo. E vediamo. Secondo me può essere un ragazzo che può crescere veramente tanto. Attenzione, che non è detto che domani il Napoli vinca, ma anche dovesse vincere, chi se ne frega, ragazzi. Vinceremo settimana prossima. Campionato, il punto per vincere il campionato può aspettare, la Champions League martedì no. Quindi, sicuramente la Juve ha fatto bene a fare quello che ha fatto. Per chi mi dice complotti, falsata, la lotta a salvezza, di qua, di là, di su e di giù, ragazzi, cioè, se non capite un cazzo, se avete voglia di rompere anche su sta cosa. Quindi chiudo qua questo video per dire che non siamo campioni d'Italia, ma manca comunque sempre poco, cambia sempre, manca sempre poco, poco, poco. Ragazzi, noi ci sentiamo domani per il post Juventus Tavagnacco femminile, speriamo una vittoria perché oggi Milan e Fiorentina hanno vinto e ci sentiamo domani sperando, cioè ci sentiamo domani per questo e speriamo magari di fare qualche altro video domani. Ma stiamo zitti e vediamo. Ciao ragazzi!